su AB Channel, questa volta per uno speciale interamente dedicato alla provincia del Sulcis Iglesiense. In questa prima puntata andremo a scoprire le spiagge e il mare di questa fantastica zona della Sardegna. Tutta la provincia, i cui capoluoghi sono Carbone Iglesias, si estende in prossimità di una costa in gran parte ancora selvaggia e pertanto di grande interesse. All'estremità sud-occidentale dell'isola, ai confini tra i comuni di Teulada e Sant'Annarresi, si sviluppa un'area costiera da cartolina, quella di Porto Pino. Una grande pineta spontanea, mare cristallino e spiagge bianchissime, dune naturali alte fino a 20 metri. Porto Pino è l'ideale per le famiglie, con fondale basso e limpido, acque quasi sempre calme e servizi di buona qualità. Ma anche i surfisti e gli amanti degli sport acquatici possono trovare soddisfazione nel lungo litorale che giunge fino al poligono militare di Capo Teulada. L'immediato entroterra è il regno della laguna e rappresenta, anche dal punto di vista economico, un importante tassello per l'occupazione del territorio. Risalendo la costa verso nord si incontrano numerose calette di straordinaria bellezza in un susseguirsi di promontori e piccole insenature, spiagge di sabbia finissima e acque cristalline. Porto Pineto, Porto Sudrigu, Issolinas rappresentano una validissima alternativa ai litorali più famosi e blasonati. Da Porto Botte inizia una zona di particolare interesse paesaggistico. Si tratta della Laguna di Sant'Antioco, anch'essa popolata da specie autoctone e utilizzata per la produzione di un'ottima qualità di sale marino e per l'attività di pesca e ittiturismo. L'isola di Sant'Antioco, collegata alla terraferma da un istmo artificiale e da un ponte stradale, è la più estesa tra le isole minori della Sardegna. La città principale, che dà appunto il nome all'isola, è la terza della provincia come numero di abitanti, ma dal punto di vista turistico ha numerose carte da giocare sul mercato. A partire proprio dal mare, con una varietà di ambienti stupefacente. La costa sud-occidentale, piatta e lineare con le belle spiagge di Coeguaddus e Maladroja, diventa frastagliata e rocciosa nei pressi di Capo Sperone, con la bella caletta di Turri, dominata appunto da una torre aragonese. Di fronte i piccoli isolotti del Toro, della Vacca e del Vitello, raggiungibili con piccole imbarcazioni ma completamente disabitate. Molto belle e suggestive anche le insenature di Cala Lunga e Cala Sapone, nella parte più impervia dell'isola di Sant'Antioco, con scogliere a picco sul mare, mentre risalendo verso nord, ecco le spiagge di Calasetta, con litorali bassi e sabbiosi. Le più note sono la spiaggia delle Saline, caratterizzata dalla presenza appunto di una ex salina, e la spiaggia grande nei pressi del faro e degli scogli del Mangiabarche, un tempo croce e delizia dei naviganti. Da Calasetta, il secondo centro dell'isola di Sant'Antioco, si raggiunge agevolmente in una traversata di 20 minuti in traghetto l'isola di San Pietro con la cittadina di Carloforte. Fondata nel XVIII secolo da una colonia di genovesi di Pegli, giunti dalla non lontana Tabarca in Tunisia, i suoi abitanti parlano ancora il dialetto genovese e le case, le strade, l'aria sanno parecchio di Liguria. Un numero elevatissimo di spiaggette accessibili all'uomo caratterizza le coste carlofortine. Tra le più apprezzate, la Bobba, con la movida giovanile e un mare bellissimo, e la Caletta, qualche chilometro più a nord. Da vedere assolutamente il monumento naturale delle colonne che l'impeto del mare invernale in burrasca ha purtroppo recentemente danneggiato. La parte settentrionale dell'isola è quella più selvaggia e meno antropizzata. Meritano una visita approfondita il Golfo della Mezzaluna, Capo Sandalo, Cala Vinagra, Cala Fico, tutte insenature raggiungibili con brevi sentieri immersi nel verde e senza la calca delle spiagge più frequentate. L'isola di San Pietro è collegata, oltre che con il resto dell'arcipelago del Sulcis, anche con la terraferma, precisamente con la cittadina di Porto Scuso, la cui costa è comunque apprezzata da turisti e bagnanti. Ci troviamo a Porto Paglietto, una piccola e accogliente spiaggia che ricade nel comune di Porto Scuso, una spiaggia molto frequentata e apprezzata dai portoscusesi, così come anche dai numerosi turisti che arrivano in questo comune, soprattutto nella stagione estiva.
Veramente splendida è la fascia costiera a nord della provincia, raggiungibile da Porto Scuso percorrendo la provinciale 2 fino al territorio comunale di Gonnesa, da cui si succedono le località di Porto Paglia, Plage Mesu, Fontana Mare, Nebida, Masua e Porto Flavia, Cala Domestica, Bugerru e Portigeddu. Proseguendo verso nord, ancora nel golfo di Gonnesa ma in territorio di Iglesias, gli amanti del free climbing non potranno perdere una sosta a Nebida, la cui costa è caratterizzata da numerose calette d'acqua trasparente intervallate da spettacolari falesie tutte da scalare. Quello che vedete alle mie spalle è l'isolotto di Pan di Zucchero, che si trova a poca distanza dalla spiaggia di Masua. L'isolotto di Pan di Zucchero, famoso ormai in tutto il mondo, simbolo di quest'area della Sardegna, è ritratto in tantissime cartoline. Siamo in compagnia di Matteo Galzerino, operatore turistico di questa zona del Sulcis Iglesiente, precisamente per la ditta Mizza. Sì. Matteo, qui insomma è una zona questa molto ricercata, soprattutto dagli amanti di certi sport. Per esempio, quello che va per la maggiore qual è? Il surf da onda, indubbiamente. Noi viviamo nella costa, la costa ovest della Sardegna, sud-ovest, che spesso è battuta dal maestrale, il ponente e il libeccio, che sono i venti predominanti. E fa sì che appunto col soffiare di questo vento, di questi venti, si formino le onde, che poi sono oggetto di divertimento per noi surfisti, io lo dico poi, anche se poi lavorativamente spesso preferisco il mare calmo, perché poi faccio ovviamente escursioni in barca, per cui ecco, ci sono due passioni. Parliamo un po', Matteo, proprio delle escursioni. Sono tante le richieste da parte dei turisti per quanto riguarda le escursioni, e soprattutto, a differenza forse di quello che si pensa comunemente, sono escursioni che non necessariamente vanno da giugno ad agosto. Ma no, noi operiamo per tutto l'anno. Tra l'altro stiamo cercando nel tempo, ovviamente è un'iniziativa individuale, c'è un po' di concorrenza, ma è un territorio estremamente vergine in questo senso. Noi stiamo cercando di collaborare anche con le scolaresche, con istituzioni come il Parco Geminerario, che ci sfrutta spesso anche per scopi non solo turistici. Il turismo si inizia a vedere, fare escursioni in barca in questo caso, o trekking o qualsiasi altra cosa, ma escursioni che fanno conoscere appieno il territorio sono di notevole interesse. In questo senso devo dire che quindi abbiamo una forte crescita, io stimerei anche un circa 20% ogni anno in aumento, in controtendenza anche se vogliamo a quella che è il periodo di crisi anche turistica di questo periodo. Proseguendo ancora verso nord, ecco un'area costiera totalmente selvaggia, con la zona di Canal Grande, nel quale l'acqua e le rocce formano disegni di colori incredibili, dal verde smeraldo fino al viola. Sul promontorio meridionale di Cala Domestica, dall'alto di una torre difensiva del XVIII secolo, si resta incantati dalla spiaggia nascosta in fondo a un fiordo che si apre nella falesia calcarea, una vera e propria perla del Mediterraneo, da cui fino agli anni 40 partivano i minerali provenienti dalle miniere della zona, dove il mare color smeraldo contrasta con il candore quasi accecante della sabbia. Dalla spiaggia principale, al termine di una galleria mineraria percorribile a piedi, si apre una stupefacente spiaggia minore chiamata La Caletta. Ciò che ammirate alle mie spalle è la spiaggia di Portigeddu, che si trova tra Bugerru e Flumini Maggiore. Questa spiaggia fa parte di una lunga costa dove possiamo trovare intervallate delle spiagge bellissime e dorate a delle alte scogliere. Il sottosuolo contraddistingue il territorio provinciale come e più di ciò che si può vedere in superficie. Oltre agli innumerevoli scavi e pozzi minerari di cui il Sulcis Iglesiente è costellato, l'area è ricca di grotte naturali di incommensurabile bellezza, quasi tutte visitabili dai turisti per alcuni tratti e con l'aiuto degli speleoclub nelle parti più impervie. Andiamo adesso a visitare le bellissime grotte di Zuppas, che si aprono nel calcare cambrico del Monte Meana a 236 metri sul livello del mare e distano solo qualche chilometro da Sant'Adi, un centro agropastorale di 4.200 abitanti. Stefano,
delle grotte bellissime, scoperte relativamente di recente, perché sino ai primi anni 70 non se ne sapeva niente. Grotte che contengono grandissime particolarità. Vogliamo dirne alcune? Allora, la grotta appunto è stata scoperta nel 1971 ad opera di alcuni speleologi locali. Precedentemente era conosciuta solo un breve tratto della grotta che veniva utilizzata per l'estrazione dell'alabastro, un tipo di marmo che è molto diffuso nella zona. La grotta è molto interessante dal punto di vista geologico. Intanto ci troviamo in una zona carsica, questa zona del Basso Sulcis, molto interessante appunto geologicamente. Qui si trovano tra l'altro le rocce più antiche d'Italia. Si sviluppano queste grotte in una collina chiamata Monte Meana, di rocce di Dolomie, e al suo interno questa collina contiene dei veri e propri tesori. Parliamo di, diciamo, delle varie concrezioni che troviamo normalmente nelle grotte, come le stalattiti, colate, colonne e così via, però molto interessante in questa grotta la presenza dell'aragonite. L'aragonite è una cristallizzazione del carbonato di calcio. Possiamo dire che ai Tsuddas l'aragonite trova il suo massimo splendore, perché addirittura esiste una sala che possiamo considerarla unica in tutta Europa per la sua alta concentrazione di, appunto, di aragoniti eccentriche, che è una variante dell'aragonite che poi ha diverse sfaccettature. Comunque queste formazioni, appunto queste eccentriche, hanno una caratteristica particolare, il loro sviluppo. In effetti sappiamo che la stalattite si sviluppa normalmente verso il basso, perché è attratta dalla goccia e attratta dalla gravità. Invece in questo caso, nelle aragoniti eccentriche, la goccia va ovunque, in tutte le direzioni, quindi senza essere influenzata dalla gravità. Indipendente dalla... Esatto, e questo è proprio il fatto curioso di queste formazioni. Stefano, parliamo invece un po' di un'altra bellezza del comune di Sant'Adi, un'altra particolarità sicuramente il bosco di Pantaleo, così ricco, così fitto e tra l'altro ricco anche di una particolarità presente solamente qua. È una foresta grandissima che contiene anche delle peculiarità, ad esempio la leccetta, il leccio, sappiamo, una Quercus ilex, è un albero tipico della macchia mediterranea, e qui a Pantaleo esiste, nel bosco di Pantaleo esiste la leccetta più grande d'Europa, quindi la più grande estensione appunto di questo tipo di albero appunto. E oltre poi alla fauna, non bisogna dimenticare la fauna importantissima, il cervo sardo, il daino, l'aquila del reale, cinghiali, patria del cinghiale. Possiamo dire che Pantaleo è la patria del cinghiale. Pantaleo è una foresta interessantissima. Inoltre parliamo anche, diciamo, della sua origine, perché i suoi legnami hanno prima interessato delle compagnie inglesi appunto perché tagliavano il legname per l'uso per le traversine dei binari, dei treni. E poi dopo gli inglesi sono arrivati i francesi, che invece hanno utilizzato il legname, hanno addirittura costruito una distilleria dove dal legname ricavavano degli oli, addirittura petrolio e così via, quindi una distilleria con tutte le carte in regola. E poi sono arrivati i toscani, questi toscani che poi hanno iniziato appunto a utilizzare il legname anche per il carbone vegetale. Ormai la foresta si può dire che è diventata un'oasi, un parco. In effetti non si può dire quasi fare più niente, in effetti è solo così per gli appassionati. Però è un parco bellissimo, fruibile dalle famiglie, anche per le gite fuori porta, per le domeniche soleggiate, insomma è un buon punto di ritrovo. Per questo è bellissimo, perché poi la patria dei funghi, quindi leccini, porcini e così via, quindi
gli ovuli, insomma, penso che la gente sia da tutta il Sulcis e addirittura anche dalla zona di Cagliari, sì, diciamo da quella parte, vengono appunto nella foresta per la ricerca di queste prelibatezze. Ma ci spostiamo adesso in un'altra zona, che è l'area delle grotte di Sumannau. Un altro importante sito, famosissimo tra l'altro, conosciuto in Sardegna, ma non solo in Sardegna. Siamo con Ubaldo Sanna, speleologo, che ci racconterà un po' di storia, di origini di queste fantastiche grotte di Sumannau. Bene, Sumannau, una grotta, una delle 10 grotte turistiche della Sardegna, nasce una decina d'anni fa con un piccolo ramo turistico, oggi è attestato oltre 500 metri di grotta, visitabile da tutti, dalle scuole, un'affluenza direi buona, soprattutto per il territorio dove noi siamo, un po' isolato, circa 17.000 presenze all'anno. Un grande complesso carsico, oltre il ramo turistico, ormai con le esplorazioni siamo fermi a oltre 8 km e 300 metri. E questo la dice lunga sull'importanza di questo mondo sotterraneo e soprattutto quello che rappresenta, cioè l'acqua. Questo è il messaggio dello speleologo, e in questo terzo millennio dove l'acqua è diventato un bene così prezioso, Sumannau e le sue sorgenti sono davvero un bene inestimabile. Ecco Baldo, parliamo un po' di alcune, perché sono veramente tante, parliamo di alcune peculiarità che caratterizzano appunto le grotte di Sumannau. Certamente una su tutte potrebbe essere quella che veniva utilizzata come tempio, una sala in particolare delle grotte veniva utilizzata come tempio appunto. Sumannau nella sua prima sala, l'area archeologica, è sicuramente di grande unicità. Un tempio sotterraneo dedicato a questo grande culto dell'acqua, presente sia in Sardegna ma in tutta l'area mediterranea, identificando nell'acqua la fertilità, quindi la cosiddetta Dea Madre. Testimoniata in questa sala per la presenza di migliaia di lucerne votive che vanno a coprire l'arco di storia tra il periodo prenuragico e fino al tardo romano, quindi una sala davvero che è la testimonianza del nostro antico popolo nuragico e fino al tardo romano. Ecco. Quando, in quale epoca più o meno sono state scoperte queste grotte? Beh, le prime esplorazioni risalgono diciamo agli anni 60, grazie a diversi gruppi speleologici, tra cui citiamo sicuramente gli anni 70 lo Speleo Club di Cagliari, che ha portato le conoscenze a circa 5 km. Poi chiaramente il gruppo Grotte di Flumini Maggiore, che ha proseguito su queste orme e ancora oggi stiamo esplorando. L'ultima scoperta risale addirittura all'estate scorsa con un nuovo ramo, e quindi Sumannau riserva ancora moltissime sorprese. È una grotta complicata comunque, ma forse questo è il suo grande fascino. Ecco, parlando sempre invece delle origini, Ubaldo, di queste grotte, c'è invece qualche altra peculiarità, per così dire, più tecnica di cui vogliamo parlare? Ma è una grotta sicuramente antica, tra virgolette, una grotta che si è evoluta in oltre 15 milioni di anni. Anche le rocce sono quelle che, più antiche che esistano in Europa, sono i calcari del periodo Cambriano Medio, quindi si parla di oltre mezzo miliardo di anni. Non dimentichiamoci che sono rocce marine queste. E le grotte sono evolute in questo arco di tempo così grande, e chiaramente tenendo conto che le parti alte delle grotte sono quelle più antiche, le parti giovani sono quelle invece più in basso, dove oggi scorrono i fiumi. E nel frattempo ci siamo trasferiti nella grande miniera di Serbariu a Carboni, ed è proprio da qui che vi salutiamo per la conclusione della prima puntata dello speciale alla scoperta del Sulcis Iglesiente, ed è da qui sempre che vi do appuntamento alla prossima puntata, che sarà interamente dedicata all'archeologia classica e a quella naturalmente mineraria.